Professori Cobas e studenti, ci sono stati cortei in molte città italiane per protestare contro la riforma della scuola, soprattutto sui punti più contestati, la figura del preside, la distribuzione delle risorse e le supplenze. A Roma una grande manifestazione pacifica, mentre invece scontri ci sono stati a Napoli, Milano e Torino. Anna Frangioni. Hanno fatto una riforma che solamente a livello burocratico, amministrativo, nei contenuti e nella sostanza non c'è assolutamente niente. Ha diviso i docenti in serie A e in serie B, la prima cosa. E poi ovviamente anche sulla scelta di dare pieni poteri al dirigente scolastico, che dal prossimo anno quindi sarà lui a decidere il merito dei docenti, e questo non è giusto. Protestano contro i poteri del preside, nuovi criteri di valutazione, docenti di ruolo amministrativi, professori precari e studenti in una giornata di sciopero in tutta Italia per chiedere che sulla riforma si cambi strada. A Roma si dividono da una parte il corteo che dal Ministero dell'Istruzione arriva a Montecitorio, dall'altra un presidio. Poi ci sono loro, tutti quei docenti di seconda e terza fascia che rivendicano di avere lo stesso percorso dei colleghi neoassunti. Io sono esclusa dal piano assunzionale, ben premettendo che sono molto contenta del fatto che gli altri colleghi siano entrati in ruolo. Quindi nulla, non stiamo protestando contro le assunzioni, ma contro la nostra mancata assunzione. Noi rifiutiamo una scuola con il dominio assoluto di un preside che assume, licenzia, premia e punisce, mentre gli insegnanti che hanno perso una quantità di salario enorme si vedono premiati con 5 euro di aumento contrattuale. E gli studenti romani che protestano per il diritto allo studio. Noi chiediamo che si torni a finanziare l'istruzione pubblica, la scuola deve tornare a essere gratuita per gli studenti e lo Stato deve coprire quelli che sono i costi per l'istruzione, che sono sempre più inaccessibili per le famiglie. A Roma il corteo degli studenti sfila tranquillo, finisce con un'assemblea, ma non è così a Napoli. Eccolo, uno dei ragazzi feriti è a terra. Alcuni poliziotti vengono colpiti durante un'azione di alleggerimento. Poi Torino e Milano, dove un docente è stato colpito alla testa durante gli scontri.